Si è aperto questa mattina ad Ottaviano il primo forum del turismo vesuviano. Nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, una giornata dedicata allo sviluppo del turismo, con importanti contributi dei sindaci, amministratori comunali e addetti ai lavori, con lo scopo di rilanciare lo sviluppo del territorio vesuviano, ricco di risorse e di eccellenze. Alle 10.30 all'apertura dei lavori, con i saluti del Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, il Sindaco di Ottaviano Luca Capasso, l'Assessore al Turismo del Comune di Ottaviano Aniello Saviano. L'evento è stato moderato dal Consigliere Comunale di Ottaviano Felice Picariello. Eccellenza, parliamo spesso di rete e di banda larga, no? Quindi di avere quei sistemi tali che quelle robe che pensiamo le possiamo anche divulgare, perché se no che dobbiamo fare, cioè fare le telefonate o i volantini, non è più il tempo. Quindi dobbiamo avere un sistema di infrastrutture adeguato che ci permette di stare in una piattaforma che non è solo l'infrastruttura base, per esempio avere la banda larga, ma sta dentro le piattaforme e gli accordi dei grandi vettori di trasferimento di pacchetti turistici e culturali che sono in vere e proprie azioni di marketing. Queste le parole del Presidente della Regione Campania, che ha sottolineato la necessità di un cambio di mentalità. Valorizziamo il patrimonio esistente che rappresenta una forte attrazione da portare avanti insieme al lavoro degli altri. Un lavoro iniziato dagli amministratori locali e dai cittadini e proseguito dalle istituzioni per cercare di rafforzare i sistemi di rete, finanziare la rete con finanziamenti europei, sempre meno esperienze singole e più sistemi di rete. La giornata è proseguita con gli interventi tecnici dei vari ospiti del convegno per un dibattito sui temi della promozione turistica e le problematiche che rallentano lo sviluppo del territorio. A seguire, nel pomeriggio, il contributo dei sindaci e degli amministratori della comunità del Parco del Vesuvio. Ecco le interviste della giornata realizzate dal Mediano Web TV. Con Stefano Caldoro al primo forum del turismo vesuviano. Governatore, da questi territori che, come diceva lei, può partire lo sviluppo del turismo vesuviano in questa zona? Sì, abbiamo dato dimostrazione che qui ci sono delle amministrazioni capacissime, dei sindaci molto bravi, una comunità straordinaria che ha voglia di riscatto, che non può pensare all'antica quando si arrivavano i fondi da Roma, oggi che non arrivano più, quindi non ci sono più risorse e quindi nessuno può dare più niente se non valorizzare quello che hai. Quindi questa magnifica occasione di stare in rete, di sapere che qui c'è attività turistica, soprattutto turismo culturale, ambientale, perché siamo in un parco naturale, quindi bisogna investire nelle nostre ricchezze e questa mentalità c'è oggi, c'è nei giovani, c'è nelle amministrazioni locali e quindi siamo tutti fiduciosi che questa è la strada giusta, quasi intrapresa, e devo dire i comuni dell'area vesuviana dimostrano di essere un punto di riferimento in regione. Tra i punti importanti, quello come che lei ha commentato, quello di fare rete tra questi territori proprio per valorizzare questi territori. Rete che parte dai livelli istituzionali ma che va poi alla società civile, quindi va ai cittadini, alle scuole, va a tutte le associazioni, le imprese, perché se le imprese non investono non crei ricchezza. Quindi questo lo puoi fare se c'è questo tessuto, c'è questa voglia di lavorare insieme. Devo dire, in questo caso c'è chiaramente questa voglia di farlo insieme e si vedono i primi risultati. Un altro punto importante è quello che riguarda le infrastrutture. Ci sono dei problemi anche di finanziamenti, come lei ha detto, però pare che si possa sbloccare la situazione per quanto riguarda il sesto idrogeologico. Potrebbe essere un punto per di partenza per avere qualche risorsa in più per dare poi, per creare rete e per valorizzare questi territori. Sì, noi abbiamo dato con l'accelerazione della spesa a tutti i comuni la possibilità di alcune opere pubbliche, con il sindaco di Ottaviano, con Luca abbiamo lavorato e stiamo lavorando per risolvere alcuni problemi annosi che riguardano la viabilità, quindi con non solo con le prospettive, con fatti concreti, quindi è chiaro che quando si lavora bene poi ci sono anche i risultati, però il tema è sempre lo stesso, il governo nazionale Roma non dà più finanziamenti, quindi questi purtroppo mancano, quindi ce la dobbiamo fare da soli, anche tra mille difficoltà, però le risposte vanno date sulle cose serie, quindi non si può sprecare un euro, ma quello che hai deve essere speso bene. Grazie mille. Grazie a voi, buon lavoro. Con il sindaco Capasso durante il primo forum del turismo, è un motivo d'orgoglio la prima tappa qui a Ottaviano, no? Grandissimo orgoglio per la città di Ottaviano, ma non solo, ma soprattutto per l'intera area vesuviana, con la presenza del presidente Caldoro che ci ha fatto questa gradita sorpresa. Siamo contenti, è un punto di partenza, speriamo di portare avanti questo progetto, di far rivivere nuovamente l'area vesuviana come era rappresentata prima, sicuramente potrà soltanto migliorare.
prima parlava di area vesuviana, prima sul palco ha detto che i colori devono scomparire perché bisogna essere uniti, una squadra per far sì che quest'area vesuviana funzioni e questo progetto vada in porto. Io credo che oggi la politica da sola non basti, lo dico sempre in qualsiasi intervento faccio, perché ci vuole un po' il rispolverare il senso civico delle persone, e quindi togliamoci le casacche, togliamoci i colori politici per far rilanciare effettivamente e concretamente l'area vesuviana, perché ci sono talmente tante eccellenze che forse pubblicizziamo male, ci sono talmente dei posti bellissimi da poter far conoscere all'Italia intera e non solo, a tutta l'Europa. Il presidente Caldoro ha detto che questo scenario, il Palazzo Pitice, è proprio il luogo di partenza, visto che è un bene confiscato. Proprio da qui deve partire, poi per tutte le strutture nell'area vesuviana, con gli altri sindaci presenti qui al Palazzo Pitice. Guardi, il Palazzo Pitice rappresenta il simbolo della legalità. Quando ci siamo insediati, questo palazzo purtroppo non era aperto alla città, e voi sapete bene. Abbiamo fatto tutto il possibile insieme, appunto, quando si dice che la politica da sola non basta, insieme alle associazioni, alla Proloco, alle associazioni, a tutte le altre associazioni, siamo riusciti praticamente a rilanciare nuovamente il Palazzo Medici attraverso tante manifestazioni, ma anche tanti eventi fatti praticamente in questi due anni, pure riaprendo i giardini del palazzo nei fine settimana, dando alla città la possibilità di conoscere la bellezza di questo palazzo, e questo rappresenta la legalità nel nostro territorio. Grazie a sindaco Capasso. Grazie a voi sempre. Con l'assessore Aniello Saviano, dopo i saluti di apertura per il primo forum del turismo che parte da Ottaviano. Sì, parte da Ottaviano il primo forum del turismo. Noi come amministrazione, lo dicevo prima, abbiamo stanziato una somma in bilancio, ecco, questa manifestazione si svolge anche per quella somma che noi abbiamo stanziato. Noi abbiamo un territorio bellissimo, abbiamo un territorio che però ha bisogno di essere curato in un altro modo, di essere servito diversamente. Noi da soli ormai non si va più da nessuna parte, c'è bisogno di fare rete, c'è bisogno di fare sistema, c'è bisogno di mettersi insieme. C'è bisogno di saper valorizzare insieme, tutti insieme, le nostre bellezze, le nostre eccellenze, che ne abbiamo tante. Noi abbiamo un marchio, che è quello del Vesuvio, di cui possiamo fregiarci, che è conosciuto in tutto il mondo. Però non riusciamo a fare sistema. È una cosa che veramente ci mi rammarica molto, perché si fanno tantissimi tavoli, ne parliamo tantissimo, però poi non si riesce a concretizzare. Ecco, il mio auspicio è che da questo incontro, che sia il primo di una serie di incontri, noi riusciamo effettivamente a concretizzare le proposte e le idee che metteremo sul tavolo. Un sistema di rete che deve partire non solo dalle varie amministrazioni, ma dall'amministrazione stessa con i propri cittadini, quindi una partecipazione a 360 gradi che coinvolge i cittadini proprio per lo sviluppo di un territorio che appartiene a tutti noi. Deve coinvolgere le amministrazioni, i cittadini e le imprese, devono essere tutti parte di un unico sistema, perché solo così si può riuscire ad ottenere dei risultati. Le imprese che devono collaborare con l'amministrazione, i cittadini con le associazioni che devono collaborare, tutti insieme si può cercare di valorizzare al meglio i nostri prodotti. Tra l'altro c'è stato l'intervento di Caldoro in qualità di governatore, si auspica proprio questo, che insomma, c'è anche la disponibilità davanti a questo sistema di rete, si può finanziare la valorizzazione del territorio. E infatti il governatore, il presidente lo diceva, lui ha fatto un'analisi un po' più ampia di tutto, tutto si tiene, lui ha detto, e infatti è vero, perché lui ha spaziato dal problema dei condoni, che è un problema che noi non riusciamo a risolvere, al turismo, alla rete e al sistema paesi che noi dobbiamo avere. Il presidente diceva anche il fatto che solo lo sapere sfruttare bene, perché i fondi comunitari, adesso c'è la nuova programmazione europea 2014-2020, ci può garantire, siccome i comuni, come lui diceva, oggi non riescono nemmeno a gestire l'ordinario, allora attraverso i fondi della comunità europea noi potremmo accedere a dei fondi che ci potrebbero far fare il salto di qualità. Ce la spieghiamo, grazie mille. A voi, grazie a voi. Con Felice Picarillo, Felice, è stata una giornata molto importante per Ottaviano e per tutti i paesi vesuviani con il primo forum del turismo fatto qui al Palazzo Medici. Sì, sono soddisfatto, è quello in sostanza che volevamo mettere intorno
a un tavolo dei temi di discussione, quelli della promozione turistica, ma soprattutto sostenute da quelle che sono poi le problematiche che rallentano questo sviluppo di questo territorio. Sono soddisfatto per la presenza del Presidente Caldoro, quindi la sensibilità della Regione Campania, del territorio, delle associazioni, dei professionisti, del mondo delle professioni. Speriamo che da qui oggi parta un percorso di innovazioni, un percorso futuro che ci porti lontano, ma soprattutto che porti il nostro territorio a mete molto ambiziose. Per queste mete ambiziose il messaggio è stato molto chiaro: abbandonare i colori politici, essere una sola squadra, tutto il vesuviano, per far sì che questo progetto vada in porto. Assolutamente sì, il discorso della rete è quello che tiene di più. Abbiamo sin da subito fatto sì che la comunità del parco, cioè quell'ente consultivo del parco del Vesuvio che raccoglie i 13 comuni dell'area Vesuvio, dell'area parco, si mettessero a discutere intorno a un tavolo su quelli che sono i temi cardine della questione, abbandonando quelle che sono le ideologie, i colori e le maglie politiche, nell'unico interesse del territorio, della valorizzazione del territorio, ma soprattutto delle nostre comunità e dei valori antropologici delle nostre comunità. Partire proprio da un ambiente come questo, dal Palazzo Medicio, che forse deve essere il punto centrale di questo forum, di questo turismo che deve partire per tutti i paesi vesuviani. Assolutamente, abbiamo voluto che il Palazzo Medicio fosse il fulcro di questa iniziativa, perché è un luogo simbolo, un luogo storico, e come dicevamo prima dobbiamo abbandonare anche quella mentalità autolesionista, dobbiamo cercare di essere ambiziosi, di difendere quello che è il nostro valore. Il Palazzo Medicio per troppi anni è stato abbandonato, per troppi anni è stato emblema di fatti negativi, lo apriamo al pubblico su discussioni serie, su discussioni che sicuramente sono convinto che ci porteranno lontano. Grazie mille. Grazie a voi.